Una buona serata a tutti voi, sono finalmente le 19, finalmente sera e finalmente è Angoli. Bene, grazie per essere in mia compagnia. Prima di iniziare questa serata vi ricordo come sempre che per restare in contatto con la nostra redazione potete scrivere alla nostra mail, la sapete benissimo, ma ve la ricordo, scrivete ad angoli@espansionetv.it. Bene, iniziamo questa serata davvero con una ventata di allegria, di teatro, insomma, ecco i nostri ospiti. Ospiti che ringrazio e quali do il benvenuto, grazie ad Eleonora Daniello. Ciao Eleonora, ciao, grazie Dolores, per essere buonasera qui. A tutti. Tu sei un'attrice, una cantante, sì. Tra poco ci racconterai di tutto di più, sì. C'è pure Frida Kahlo sulla maglietta. Hai visto? Questo mi piace portabuono, molto. Portabuono. Brava, brava, non sei sola perché insieme a te c'è anche Andrea Salvadè, anche lui attore e musicista, insomma, quindi abbiamo capito, è una seratona che inizia alla grande con l'arte, col teatro e con lo spettacolo. Soprattutto Eleonora perché c'è... Insomma, una rassegna che parte, ci sì. Sono degli spettacoli, partiamo da lì. Esatto, praticamente allora da venerdì prossimo, che è il 20, ci sarà una rassegna organizzata dalla nostra associazione teatrale che si chiama Fare Teatro, al Don Guanella, in via Tommaso Grossi a Como, da venerdì 20 appunto, per 4 venerdì di seguito. Saranno 4 commedie brillanti, 3 inedite, originali, quindi scritte dal nostro autore e regista che si chiama Fabio Corradi, che approfitto, lo salutiamo. Lo salutiamo, doveva sì. Essere qui, insomma non ce l'ha fatta, no. Ma lo salutiamo, la esatto. Prossima volta ti aspettiamo. Esatto, ha avuto un contrattempo. E la quarta invece sarà una commedia di Dario Fo, molto famosa, e Coppia Aperta Quasi Spalancata. E chiudiamo appunto questo ciclo dedicato all'amore, alla coppia, che appunto sarà per 4 venerdì al Teatro Don Guanella di Como. Sì, sì, insomma, sì. Amore e coppia è tutto un mondo che ci piace, che ci interessa, all'interno sì. Del quale si può dire di tutto di più, sì. Quindi insomma, vengo da te. Come ti muovi in questo mondo, beh. In questa commedia? Allora, in questa commedia sostanzialmente i protagonisti sono 3 e sono un marito, un fidanzato che diventerà marito e 2 gemelle. 2 gemelle che vengono interpretate appunto da Eleonora, si chiamano Camilla e Silvia. E ovviamente, come in tutte le commedie all'italiana, ci sarà tutta una serie di equivoci, di scambi, come deve essere, assolutamente. Come deve essere. Per cui io sono Gianluca e sono il fidanzato di Camilla e mi muovo sostanzialmente fra i vari ambienti che sono le due case di questi due protagonisti, cercando insomma di fare trionfare l'amore con la mia fidanzata che poi sposerò. Quindi c'è un lieto fine. C'è un lieto fine, ma... Ma forse. Ma, e poi c'è sempre il colpo di scena. Allora, esatto. Io direi, abbiamo un trailer, lo vediamo e poi torniamo in studio. Insomma, questo l'anno prossimo mi questo sposo. Questo è il primo, esatto. Rappresenteremo il 20, partiamo con questa qui, poi ci sarà l'anno prossimo divorzio, l'anno prossimo poi ci penso, è una trilogia, quindi sono tutte un po' collegate, e poi appunto c'è Coppia Aperta Quasi Spalancata che chiude l'11 maggio la rassegna. Quindi come dire, un po' una storia naturale. Bravissima, no? Esatto. Il percorso della vita. Esatto. Può capitare. Esatto. Può capitare, ci sia quella di no, però questo è. Detto questo, nel trailer abbiamo visto voi, ma anche altri, insomma, protagonisti. Quindi siete una compagnia, vorreste diventare una compagnia stabile? Che progetto c'è? Ma sicuramente la nostra idea è quella di portare una nuova realtà a Como e riportare la gente a teatro. Questo sarebbe molto bello. E quale miglior argomento, quale miglior genere della commedia per far questo? Commedia che però, sì, è vero, si ride, sicuramente c'è bisogno
bisogno di leggerezza, però sono anche spettacoli che fanno pensare, con una morale, con insomma delle battute anche che fanno sicuramente riflettere, insomma, anche a livello interiore, se vogliamo. Sicuramente, ecco, anche perché comunque, Andrea, torno a te, il significato del teatro è sicuramente divertimento, intrattenimento, ma anche qualcosa di più. Certo. Quindi certo. Questo mondo della commedia brillante, anche calandosi nella realtà, nei giorni nostri, insomma. Assolutamente sì. Come vive? Come si muove? Vive perché sostanzialmente i testi che sono stati scritti da Fabio Corradi disegnano esattamente quello che succede proprio nella realtà. Per cui lo spettatore, ed è adatto a tutti questi spettacoli, perché sono molto divertenti, molto semplici, quindi anche i bambini si divertono. Fanno riflettere le persone un pochino più adulte, diciamo, che si ritrovano magari e possono magari immedesimarsi nei nostri personaggi, e possono sicuramente far sorridere anche le persone che magari sono a casa la sera, non sanno che cosa fare, e così passano un'oretta e mezza circa, perché gli spettacoli durano più o meno un'oretta e mezza, quindi non sono pesanti. È una scelta questa per cercare appunto di non fare pesare lo spettacolo alle persone che vengono a vederci. Per cui è sostanzialmente un accadimento della realtà. Detto questo, io sono convinta che la realtà del teatro sia anche molto affascinante, sì. Solo il fatto, insomma, di uscire di casa la sera, andare a teatro, sì. Insomma, quanto è bello. Sì. Però ai tempi nostri, proprio per calarci sempre nella realtà, forse poi c'è un altro mondo che è quello che sempre ci affascina, quello del web. Tu dicevi, insomma, invece che stare a casa sul divano, spesso si sta sul divano, insomma, si sta su internet o col telefonino e quant'altro. Quindi, Leonora, come si rapportano le due situazioni, il teatro che insomma è vita. Il teatro è vita, il teatro è scambio e, di energia. E il web che invece magari può essere un canale anche attraverso il quale voi passate, però può essere anche un nemico, insomma, nel caso vostro. Quindi com'è il rapporto? Beh, sicuramente il web è uno strumento comunque di marketing e di promozione straordinario, questo sì, però alla fine lo scambio di energia che c'è andando a teatro e insomma anche di emozioni, no? che si prova tra il pubblico, anche l'attore, è straordinario. Quindi solo a teatro c'è, cioè non esiste web, non esiste strumento, come dire, astratto che tenga, insomma, e che possa competere col teatro e con quello che dà, assolutamente. Assolutamente. Sì. Andrea, ma come vi siete conosciuti? Insomma, questa compagnia come si è creata? Quali sono i punti di condivisione? Allora, ci siano magari anche dei punti di frizione. Sì, allora, nel senso che, vabbè, io e Leonora siamo sposati anche nella vita, quindi già ci conoscevamo precedentemente alla creazione di questa compagnia. Abbiamo conosciuto Fabio Corradi, che è appunto nostro autore, nostro regista, qualche anno fa per degli spettacoli, e due anni fa, nel 2016, abbiamo deciso di tentare di creare una nuova realtà proprio qui su Como, perché Fabio arriva da Varese, lui ha già una sua compagnia stabile a Varese, eccetera, e abbiamo detto: perché non provare a portare un po' di questo spirito che a Varese funziona anche a Como? E quindi lui ha deciso di scrivere questa commedia e ci siamo buttati. Abbiamo provato e funzionava. E le persone che sono venute a vederci due anni fa ci chiedevano: che bello, però fate un seguito, perché non c'è una continuazione? E da lì è nata l'idea proprio della rassegna. Esatto. Quindi insomma è nata su questo filone brillante che ha subito trovato un riscontro positivo e non avevate mai pensato di insomma rappresentare altre storie, anche perché voi siete due simpatici, insomma, di impatto, di natura, quindi non vi vedrei insomma tristi, piangere, anche se poi magari al teatro si fa anche questo, non ci avete mai pensato a questo filone magari un po' più introspettivo. Ma mai dire mai nella vita, insomma, se per il momento partiamo così, poi vediamo cosa succede, dai. Avete delle commedie di riferimento alle quali appunto magari vi siete ispirati, personaggi famosi che calcano insomma i teatri? Beh, sicuramente che vi piacciono e che vi ispirano? C'è un po' di commedia dell'arte, naturalmente, perché noi facevamo Arlecchino, Servitore dei Due Padroni di Goldoni, e il ruolo di Arlecchino a me è sempre piaciuto, e quindi io credo di metterci dell'Arlecchino, ma proprio spontaneamente, perché mi viene di natura. Certo. E anche fare l'1% di quello che fa Arlecchino è già un risultato, perché è un personaggio straordinario. Certo. Per cui si cerca di attingere sicuramente dalla commedia dell'arte. E io direi, insomma, visto che si parla di commedia dell'arte, di teatro, di amori che funzionano e non funzionano, insomma, io chiedo alla regia invece di mandare un altro trailer e poi torniamo in studio.
Io che hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. I biglietti, amore mio. Che sangue freddo, German, eh? Il bello è che le cose filano al disgraziato. Ah, ovvio che filano. Il miglior nascondiglio è lì dove tutti ti possono vedere. Funziona. Io non ce la farei. No, io non sarei capace di ingannare una come Emanuela. Apri. Apri. Questo? Grazie. È stupenda! Grazie! Mi aiuti? Sì, cara. César, tu dove sei? Io e te dobbiamo parlare. Vengo a casa tua. César? Che... ma che succede? In prima visione assoluta, la telenovela che va dritta al cuore. La chiaro a morir. Amori, inganni, tormenti e passioni. La chiaro a morir. Da lunedì a sabato alle 13.45 e alle 7.45 in esclusiva su ETV. E questa era La Chiaro a Morir, la nostra telenovela, insomma, che ogni giorno alle 7.45 e alle 13.45 potete seguire. Quindi, ragazzi, ancora si parla di amori, di tormenti, di passioni, di matrimoni e quant'altro. Ecco, per cui, insomma, perfetto, l'argomento perfetto, quello rimane. Io velocemente quindi rilancerei subito l'appuntamento, che è? Allora, il 20 di aprile, il 27, 4 e 11 maggio al Teatro Don Guanella di Como alle ore 21 per queste quattro serate all'insegna del divertimento e delle commedie brillanti. Benissimo, io ringrazio Eleonora Daniello e Andrea Salvadè, simpaticissimi, grazie. Quindi grazie per essere stati qui con noi, andiamo assolutamente a teatro a seguirli e invece voi rimanete lì e tra poco tornate a seguire me.